continuo la serie, ragazzi, grazie a tutto il vostro supporto e se volete continuare a tenerla in vita lasciate un bel mi piace. Ma direi di cominciare subito con i 5 punti di questo video, 5 cose di cui non conoscevi l'uso o il motivo del loro design, oppure semplicemente trucchi di vita, insomma. Ehi, benvenuto, io sono Qubi e ti guiderò in questo video. Numero 5. Dormire. Sì, ovviamente dormire ha i suoi benefici e effetti, ma forse non molti sanno che dormire ed avere un sogno può aiutare in qualcosa di attivo, diciamo. Infatti, se avete una grossa verifica il giorno successivo, invece di stare tutta la notte sui libri a ripassare e ripassare, la cosa migliore da fare sarebbe andare a dormire. Infatti, il sonno aiuta, diciamo, a solidificare nel cervello le conoscenze acquisite. Quasi come un salvataggio in un videogioco, diciamo. Ovviamente se andate a dormire senza studiare, non avrete magicamente tutte le conoscenze disponibili da un giorno all'altro. La cosa migliore da fare è sfruttare questo ciclo naturale giorno per giorno, in modo da avere un migliore effetto. Numero 4. I tombini rotondi sono meglio dei tombini quadrati. Avete mai fatto caso alla miriade di tombini in giro per la città? Spesso li mettono anche sulla strada, giusto sui lati, nella posizione esatta dove deve passare la cavolo di ruota delle auto. Ma metterli in mezzo o fuori dalla strada è difficile? Vabbè. Comunque, avete notato che la stragrande maggioranza dei tombini sono rotondi? Ebbene, i coperchi, se fossero quadrati, potrebbero, se appoggiati in un certo modo, cadere all'interno del tombino stesso, cosa che invece è impossibile per i tombini rotondi. Provateci, non ci riuscirete mai. Ecco svelato il mistero quindi dei tombini rotondi. Numero 3. Vi è mai capitato di rimanere incastrati in delle sabbie mobili? Forse no, ma sicuramente attraverso i film avrete visto che è parecchio difficile uscirne in modo semplice e veloce. Ma alla fine non dovrebbe comunque essere così pericoloso, perché se non vi muovete troppo non andrete a sprofondare, poiché la densità del vostro corpo sarà, la maggior parte delle volte, minore rispetto alla densità delle sabbie mobili, appunto non andrete a sprofondare. Un modo per uscirne quasi sempre vivi è quello di buttare qualsiasi peso abbiate addosso e di ricaricarvi sulla schiena, in modo da distribuire il più peso possibile del vostro corpo sulla superficie delle sabbie mobili. Questo trucchetto vi permetterà di rimanere in vita abbastanza tempo da poter aspettare i soccorsi. Numero 2. Il sedano ha una caratteristica speciale molto importante. Infatti, oltre ad essere una verdura che non piace a tutti, è uno dei pochi alimenti che richiedono più energia ad essere mangiati rispetto a quella che danno. La differenza non è di tanto, ma mangiare sedano vi fa letteralmente bruciare più kilocal rispetto a quanti ne guadagnate. Insomma, quindi mangiare sedano è un ottimo modo per bruciare energia? No, seriamente, se state pensando sia una buona idea, alzate il sedere e andate a correre. Numero 1. Vi siete mai chiesti perché certe bottiglie hanno un colore più scuro? La cosa forse è soprattutto valida per le bottiglie delle birre. Infatti, oltre al fatto che è una scelta estetica per vendere meglio, il colore ha anche una funzionalità importante. In realtà non è proprio il colore, ma quanto è scura la bottiglia. Infatti, molte birre possono contenere delle sostanze che, se esposte troppo alla luce e ai raggi UV provenienti dal sole, possono, diciamo, in un certo senso rovinarsi, cambiando il gusto. Questo si previene creando delle bottiglie più scure, che blocchino completamente o quasi completamente i raggi UV. E queste, ragazzi, erano altre 5 cose che forse vi siete sempre chiesti ma che non sapevate il perché o cosa servissero. A volte ci inserisco anche qualche trucchetto, come avete visto. In ogni caso, arriverà un altro video sulla serie una volta raggiunti 15.000 like, quindi lasciate un bellissimo mi piace, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina.